Ben ritrovati al consueto appuntamento con il telegiornale. Commissariare l'autorità portuale subito e senza indugi, perché altrimenti si rischia di rendersi sempre più ridicoli agli occhi del Paese. Quanto sta avvenendo è incredibile, anche con un segretario generale che vorrebbe ricoprire il ruolo di presidente. Vi spieghiamo tutto in questo servizio. Commissariamo subito l'autorità portuale. Quanto avvenuto sabato in merito alla vicenda della guerra tra Franco Aversa e il suo armatore, il 2 Aralambides del Nobile, la dice lunga su ciò che tra poco avverrà per tutte le controversie che si dovessero instaurare con quell'ufficio. E di questioni in piedi ce ne sono in grande quantità. Per i meno aggiornati ricordiamo in breve cosa è accaduto. Ad aprile era venuta fuori una sentenza del TAR che, dando ragione all'ufficio del presidente Aralambides, inibiva l'arrivo nel nostro porto di ben 3 navi facenti parte della flotta greca che utilizza Aversa come agente marittimo raccomandatario. In realtà la questione veniva da lontano e si riferiva a mancati pagamenti di tasse d'imbarco passeggeri che non erano state mai corrisposte. Il principio era ed è giusto che chi utilizza le nostre banchine per il traffico passeggeri deve pagare un quantum per ognuno. Ma è su questo importo che è nata la diatriba giuridica che si trascina da almeno 5 anni. L'Authority, con una decisione storica, ha chiesto al TAR di inibire il traffico per Brindisi di quelle navi ed ha ottenuto il provvedimento a favore. Ma dopo aver chiesto la sua applicazione alla Capitaneria di Porto è intervenuto l'ennesimo ricorso di Franco Aversa, che ha eccepito che l'ordinanza di Aralambides, che inibiva l'attività a quelle navi, era nulla perché emessa da un presidente che non poteva avere quell'incarico in virtù della sentenza dello stesso TAR di Lecce. Lo stesso tribunale ha dovuto quindi annullare una sua sentenza proprio perché Aralambides non poteva emettere alcuna ordinanza non essendo il presidente regolarmente nominato. E questa è la questione di fondo che rischia di far saltare il sistema portuale locale. Se non interviene il Ministero e manda subito un commissario facente funzioni, peraltro allo Stato vi è la preoccupante situazione che a reggere di fatto il porto vi è solo il segretario del Nobile, che peraltro è stato nominato in quanto uomo di fiducia dello stesso presidente, che se non poteva emettere l'ordinanza di cui prima, lo stesso non poteva designare nessun uomo di sua fiducia. Noi sosteniamo che la stessa nomina del segretario è frutto di un evidente errore, perché viziata dalla scelta di un presidente che non aveva titoli per scegliere nessuno. Peraltro è stato indotto in errore anche l'intero comitato portuale, perché le varie domande pervenute di altri possibili pretendenti tutte sono state scartate, perché mancava la fiducia del presidente, elemento essenziale per questa scelta, così come effettivamente recita la norma. Andando un po' a fondo alla questione, si potrà arrivare anche ad un possibile annullamento della nomina dello stesso del Nobile. La questione potrebbe essere portata all'attenzione del TAR dall'unico componente del comitato portuale che ha votato contro quella nomina. Si vedrà nei prossimi giorni cosa accadrà, ma un fatto è certo: tutte le nostre istituzioni, se hanno a cuore il porto, devono chiedere assieme, ufficialmente a gran voce, che sia subito nominato un commissario che regga il porto di Brindisi. Su questa difficile situazione di nebulosità all'interno del porto di Brindisi abbiamo intervistato il sindaco Mimmo Consales, il quale ci ha detto di essere in contatto con la segreteria del ministero competente proprio per agevolare quanto prima il percorso e definire quindi la guida dell'autorità portuale. Lo sentiamo. Sindaco, gli ultimi giorni sono stati molto critici per quanto accaduto all'interno del porto, una situazione nebulosa dovuta a sentenze del TAR poi revocate dallo stesso che creano comunque troppa confusione e quindi fanno diminuire quasi, no, la ricettività dello stesso. Ma indubbiamente è così, anche se non dobbiamo più meravigliarci di nulla. I danni del porto di Brindisi arrivano da lontano, cioè non è l'attuale situazione di crisi che sta determinando conseguenze nefaste per il nostro porto. Purtroppo si arriva da lontano, nel senso che non c'è stata programmazione, non c'è stata una politica adeguata dei costi portuali, non c'è stata una serie di scelte di concertazione del territorio intorno agli interventi che riguardano il porto, e oggi paghiamo le conseguenze. A questo si aggiunge che la Grecia sta vivendo un momento di grande difficoltà e che il 90% degli armatori che svolgono la loro attività nel mare Adriatico sono di nazionalità greca, quindi l'assenza di navi dipende anche dalla crisi in cui versa attualmente la Grecia. Quanto al blocco delle navi, ma insomma io devo dire che il momento era sicuramente quello meno opportuno. E però chi assume degli impegni deve mantenerli anche in termini economici, per cui l'autorità portuale
ha vinto un ricorso nei confronti di chi non aveva versato determinati fondi economici, quindi da questo punto di vista io non entro nel merito, dico soltanto che il porto possiamo cominciare a salvarlo riprendendo un dialogo sul porto, sulle sue politiche di sviluppo, di infrastrutturazione e soprattutto capendo che cosa vogliamo fare da grandi tutti insieme. Sindaco, però sta accadendo quello che probabilmente avevamo anche immaginato, cioè che il commissariamento del Presidente dell'Autorità Portuale sta rendendo nulli anche i suoi atti. Il Comune può predisporre delle iniziative anche per accelerare i tempi e definire una situazione che va definita al più presto per il futuro del porto? Ho già contattato la Segreteria del Ministro, che peraltro proverò a sentire in giornata, chiedendo che si definisca una volta per tutte il problema del futuro del porto. Qui due sono le vicende: o noi diamo una corretta interpretazione alle vicende del TAR e alle sentenze del TAR, alle ordinanze del TAR, e quindi a quel punto gli atti probabilmente non sono più validi e soprattutto non c'è una presenza giustificata qui del Presidente Aralambides, oppure si nomina un commissario, ma allora perché aspettiamo? Restiamo in argomento. Il consigliere regionale Giovanni Brigante ha scritto al ministro, anche al ministro competente, in merito alla vicenda dell'autorità portuale e denuncia che in mancanza di iniziative concrete in tempi rapidi da parte delle autorità competenti nell'intenzione di salvaguardare gli interessi della comunità brindisina e del popolo italiano, in base al codice penale si dice costretto ad invocare l'applicazione di leggi e sentenze italiane e rivolgersi quindi alla magistratura. È stato sottoscritto presso la sede dell'ASI un protocollo d'intesa che servirà a cambiare l'assetto ferroviario della città e a realizzare una piattaforma logistica per la movimentazione delle merci di tutto il Salento. Regione, provincia, comune, Camera di Commercio ed ASI insieme per progettare la logistica dei prossimi 20 anni. Vediamo. Presidente, la logistica è il futuro del porto? Ma non soltanto del porto. Credo che la logistica sia il futuro di questo territorio. Quando parlo di questo territorio parlo del tutto il Salento. Questa è una gran bella giornata oggi, perché quando tutti gli enti sono convinti della strategia di un progetto, beh, veramente vuol dire che questo territorio può diventare forte e rappresentativo. La ciliegia sulla torta è la presenza della regione. Perché? Perché la Regione Puglia, nel primo documento con Puglia Corsara, aveva previsto la Regione Puglia come una piattaforma logistica del Mediterraneo e quindi individuava i porti di Brindisi, Taranto e Bari come punto centrale e le loro retroportualità. E quando sono arrivato io ho verificato che questi due porti, Taranto e Bari, erano già stati finanziati con l'interporti con le loro retroportualità. Brindisi invece stava là, appeso. Ci siamo incontrati con Guglielmo, che conosco, avrò avuto la possibilità come consigliere regionale e assessore di averlo conosciuto per la sua capacità morale e politica. Ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti e ci siamo capiti. Cioè, questo territorio non poteva rimanere fuori da questa grande e bella partita dei prossimi 20 anni, 30 anni. Allora ho avuto l'ok da parte dell'assessore, ho iniziato il percorso, oggi abbiamo un progetto definitivo, ho coinvolto tutte le istituzioni, ho coinvolto tutti i consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione, tutti i parlamentari, quindi questa vicenda è una vicenda che ho voluto far partecipare a tutti e adesso l'ultima scommessa è quando a settembre Stato e Regioni si incontreranno per definire gli ultimi progetti da finanziare. E noi a quell'appuntamento che è previsto per settembre vorremmo arrivare pronti con un progetto definitivo, con un accordo di pianificazione che è quello che abbiamo fatto oggi e possibilmente anche con un privato che fra pochi giorni faremo un bando di interesse internazionale perché vorremmo anticipare e capire se il mercato veramente ci crede in questo investimento. Se tutto questo avverrà, credo che questo progetto sarà finanziato e quando sarà finanziato potremo veramente essere competitivi con tutte le altre realtà. Assessore, una grande scommessa sul territorio regionale in cui anche questo capoluogo trova il suo spazio. Direi di sì, non solo questo capoluogo trova il suo spazio, trova la sua valorizzazione, perché le potenzialità
del contributo che attraverso il porto il territorio brindisino può offrire all'intero sistema economico, io penso che siano tantissime. E su questo scommettiamo sulle potenzialità di sviluppo del traffico da parte del porto, di sviluppo dell'offerta di nuovi servizi logistici nelle aree retroportuali del porto di Brindisi, di sviluppo anche delle connessioni ferroviarie e in generale intermodali. Ecco perché attraverso questi interventi cuciamo le relazioni in essi tra il porto di Brindisi e l'intero sistema regionale, in modo particolare il porto di Taranto, ma anche il porto e l'interporto di Bari, direi l'intero sistema economico regionale. Quindi Brindisi attraverso questi interventi io penso che incontrerà la possibilità di attivare una leva per lo sviluppo del proprio territorio e attivare anche una più forte integrazione nel sistema economico regionale. Presidente, una migliorata infrastruttura per la logistica nel futuro del futuro. Beh, era quello che volevamo, questo l'abbiamo chiesto i tre presidenti delle province per il rilancio del Salento. È un progetto che volevamo e abbiamo voluto con tutte le nostre forze. E oggi ho visto un'ASI determinata, hanno immediatamente voluto realizzare, devo dire veramente in modo prefabbricato, hanno fatto il progetto, lo hanno presentato, sono stati bravi, non soltanto il presidente ma insieme ai tecnici, e io di questo sono molto soddisfatto perché era quello che volevamo, questa grande sinergia a supporto del territorio per rilanciarlo con una piastra logistica che sicuramente servirà non soltanto la città di Brindisi ma tutto il Grande Salento, e sarà di supporto anche in futuro a quello che si è bloccato per 20 anni e che non si è mai fatto nulla, che è quello, il centro intermodale di Francavilla. Una cattedrale nel deserto non poteva servire a nulla, però con un grande assist da parte di questa piattaforma sicuramente potrà funzionare anche quello. Ecco, io di questo sono soddisfatto. Non è finita qui, stiamo lavorando proprio in questi giorni d'estate per rilanciare e firmare anche il protocollo. Il 3 agosto è previsto il protocollo per l'altro progetto importante, che è la navetta dall'ospedale Perrino, da quella fermata all'aeroporto del Salento. Lì ci sono altri 40 milioni di investimento, faceva parte del programma dei presidenti delle province e anche quello lo firmiamo il 3, e quindi partiremo immediatamente per realizzare quell'opera voluta da tutto il Salento, a supporto del Salento e a supporto soprattutto dell'aeroporto di Brindisi. Presidente, qual è il ruolo della Camera di Commercio in questo ambizioso progetto per il futuro trasportistico della città? Ma intanto mettiamo in campo le nostre competenze, in ordine di costruzione strategica di un processo di sviluppo, di un processo economico che riguarda non soltanto l'area del territorio provinciale brindisino, ma soprattutto l'area ionico-salentina e la Puglia intera. E la possibilità di portare sul mercato attraverso le nostre attività promozionali il nostro territorio ed un progetto sul territorio, un progetto concreto, reale, realizzabile, e sicuramente non un'idea o un'idea fumosa di quella che è l'attrattività del nostro territorio. Su questo noi siamo impegnati a tutto campo già da diversi mesi insieme all'ASI e insieme al Comune di Brindisi nella promuovere gli investimenti all'interno del nostro territorio. Credo che quella di oggi sia una non soltanto un'occasione importante, ma proprio un dato di fatto, cioè la convinzione, il convincimento da parte di tutti gli enti che lavorando tutti insieme si possa dare finalmente il là ad un innesco di un processo di sviluppo che ci auguriamo tutti nei prossimi mesi possa riguardare la nostra area. Siamo alla politica, vivi e lascia vivere, il motto che ha caratterizzato 7 anni di amministrazione di centrodestra, ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Adesso tutti si scandalizzano ed è logico perché le rendite degli anni passati sono state cancellate dagli elettori. Sentiamo. Vivi e lascia vivere, questo è il motto che a Brindisi è sempre andato benissimo e che ha permesso a questa città di sprofondare sempre di più giù in tutti i settori. Sapete come si può fare per tenere tutti buoni e allineati? Basta vedere che cosa si è fatto negli scorsi 7 anni di amministrazione Mennitti. Vi era opposizione alle scelte del primo cittadino? Assolutamente nulla. E sapete perché? Perché in ogni singolo progetto della pubblica amministrazione si faceva entrare di diritto coloro che rispondevano a questo o a quel gruppo politico, indipendentemente dalla loro colorazione. Ecco che per anni
anni hanno avuto modo di lavorare i soliti noti e senza entrare nel merito, e cioè se effettivamente fossero i migliori o meno nel loro settore, venivano scelti solo perché amici di quel politico e soprattutto di quei politici che dovevano assicurare la pace in Consiglio Comunale. Sapete come si faceva prima di ogni Consiglio Comunale? Si chiamavano i dissenzienti, o meglio, coloro che avevano minacciato il dissenso, e si chiedeva loro come si poteva intervenire per tranquillizzarli. Era talmente scontato così che l'estate brindisina dovesse avere per forza alcuni appuntamenti fissi, che per il Natale fosse lo stesso, e non ne parliamo poi delle varie iniziative come il Wine Festival ed altro del genere. Persino alcune mostre pagate fior di centinaia di euro erano gestite sempre dalla stessa galleria, o meglio, da coloro che a livello personale erano riferibili sempre alla stessa casa madre. Insomma, un sistema di fronte al quale il manuale Cencelli poteva solo impallidire. Nessuno ha mai protestato, e lo credo bene, perché ci marciavano tutti. Altro che giro informativo precedente, caro Dattis, tu sai perfettamente come stavano le cose, solo che a gestirle vi era un uomo che della politica ha fatto il suo mestiere di vita e che quindi difficilmente avrebbe sbagliato una via secondo il principio sovraespresso del vivi e lascia vivere. La vittoria di Gonzales ha scombussolato questo sistema, e c'era qualcuno, meglio più di qualcuno, che ha pensato che pur avendo perso l'elezione e non avendo alcun peso nei suffragi personali, potesse lo stesso ricoprire un ruolo, tanto poi si arriva sempre ad aver bisogno di un voto o di più in Consiglio Comunale. Era quanto avvenuto già in precedenza con la giunta Mennitti. Ebbene, di fronte al fatto che non ci sono più accordi di sottobanco di antipolitica e che si porta avanti il concetto che chi ha vinto governa e chi ha perso sta a guardare e controlla, si delinea una nuova vita per questa città. Non più la continua presa in giro dei cittadini che sono stati disamministrati in questi 7 anni, ma un'amministrazione vera, forte e coraggiosa. Non entriamo ovviamente nel merito della questione sollevata sulle scelte della giunta e sui provvedimenti specifici che magari con la furbizia di qualche burocrate comunale si sarebbero anche potuti aggirare nella forma, come per tante volte è stato fatto negli ultimi 7 anni, e che si è scelto non si sa bene per quale ragione di non farlo, ma piuttosto sul fatto che si svolge una forma di protesta con la solita minaccia di portare le carte in procura. Queste cose, signori, non si minacciano, si fanno e soprattutto si mandano alla Corte dei Conti, ed è un diritto dovere di un'opposizione. Lascia colpito invece il fatto che a insorgere siano persone come la preside Zezza o l'ex assessore del centrodestra dei servizi sociali, la dell'Aquila, dopo che ha cambiato bandiere, che sul suo operato di assessore erano critici anche gli stessi componenti della sua stessa maggioranza, che si sono presentate agli elettori e che non hanno certamente avuto un successo personale. Ognuno dovrebbe avere il senso della misura ed esercitare il ruolo che gli compete per quella situazione, cioè la critica e l'opposizione la debbono fare brigante di noi, che ne hanno titolo perché delegati dai cittadini. Le due amabili dottoresse svolgano il loro ruolo all'interno della loro associazione, perché con il Consiglio Comunale non hanno nulla a che vedere. Siano pure indignate come semplici cittadine, e di questa loro indignazione ce ne faremo anche una ragione, ma da questo a firmare comunicati o rilasciare interviste in nome e per conto di gruppi politici presenti in Consiglio ne corre parecchio, visto che i cittadini non le hanno votate e quindi hanno espresso in modo chiaro la considerazione che hanno nei loro confronti. E si badi bene, si parla di questioni che attengono proprio ai cittadini e non ai loro singoli interessi personali. E intanto si decide proprio oggi nel PRI di Brindisi la questione del consigliere comunale Francesco Renna, che più volte invitato dal partito a sottoscrivere un impegno di adesione alla linea ufficiale, non ha inteso ancora aderire a quella richiesta. Renna doveva essere il capogruppo del PRI in Consiglio Comunale, ma la sua presenza alla conferenza stampa organizzata da Giovanni Brigante contro la decisione della Giunta sulla vicenda Cultura Miamo ha complicato ovviamente i rapporti. Adesso quindi si attende la presa di posizione ufficiale del partito. In visita a Brindisi il Presidente della Repubblica d'Albania, Bamir Topi. Il Presidente è stato ricevuto in provincia. Vediamo. Ma noi sempre abbiamo mantenuto dei rapporti nell'ambito statale e regionale, perché Puglia, Brindisi specialmente, c'ha una posizione geografica molto, molto vicina all'Albania. E così tradizionalmente abbiamo avuto queste relazioni tra i nostri popoli, ma recentemente anche tra me, i nostri albanesi che lavorano da 20 anni qui. E sempre sono state queste relazioni, e sono stato invitato di essere insieme con i miei amici qui, autorità del municipio, ma anche dal mio amico Albano.
Grazie, grazie. Per questa intervista. Ciao. Il TAR di Lecce ha rigettato, dichiarandoli inammissibili, i ricorsi della Sanofi Aventis di Brindisi contro ARPA Puglia. Ricordiamo com'è andata la vicenda e le sentenze del TAR in questo servizio. Le sentenze del TAR di Lecce rigettano i ricorsi della Sanofi che contestavano l'attività ispettiva condotta da ARPA Puglia, nonché le relazioni tecniche conseguenti curate dal Servizio Tecnologia della Sicurezza e Gestione dell'Emergenza di ARPA Puglia. La sospensione dell'attività produttiva faceva riferimento alle linee Spiramicina, Rifamicina Zero, equalizzatori, digestori e serbatori dell'area trattamento acque. La difesa dell'ARPA, supportata da cospicua documentazione tecnico-scientifica elaborata dal servizio TSGE, ha evidenziato come le verifiche dovessero consentire l'accertamento dell'adeguatezza della politica di prevenzione degli incendi rilevanti e delle misure di sicurezza adottate, consentendo un esame dai sistemi tecnici, organizzativi e gestionali applicati nello stabilimento. Il TAR Lecce afferma che tanto più nella specie tale circostanza risulta contestata dalla difesa dell'ARPA, la quale rileva, e tale assunto non è smentito dai documenti esibiti, che le prescrizioni rimaste inottemperate non sono di carattere esclusivamente formale, riguardando piuttosto il riferimento alla idoneità tecnico-funzionale delle diverse componenti impiantistiche nella loro globalità, in attuazione del sistema di gestione della sicurezza. L'evidenziata inottemperanza da parte della Sanofi alle prescrizioni poste, prosegue il TAR, a base dell'impugnato ordine di sospensione dell'attività, legittimano quindi quest'ultimo, rendendolo esente dalle censure rassegnate nel ricorso. In riferimento alla seconda sentenza con cui la società contestava ad ARPA Puglia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 27 di un decreto legislativo, cioè l'eccesso di potere per sviamento, l'eccesso di potere per difesa istruttoria, la violazione del principio di proporzionalità, manifesta irragionevolezza, incompetenza, violazione e falsa applicazione, il TAR respinge in toto il ricorso. Il TAR, dunque, in sintesi, censura ogni singolo punto alla base dei ricorsi avanzati dalla Sanofi Aventis e condivide ogni prescrizione formulata dal servizio TSGE di ARPA Puglia, convalidandone il qualificato operato. La Fondazione Nuovo Teatro Verdi presenta la stagione 2012-2013 domani alle 11 nella sala conferenze della propria sede presso il complesso ex scuole Pie. Alla conferenza stampa interverranno il presidente della Fondazione Mimmo Gonzales, il vicepresidente Massimo Ferrarese e Carmelo Grassi, che ha curato il programma della stagione artistica. Durante l'incontro saranno presentati gli appuntamenti in cartellone con le diverse proposte che attraversano più generi ed esperienze culturali. La centrale Federico II di Cerano ha ospitato ancora una volta la commissione regionale della nona edizione del concorso Enel Play Energy. Sono stati esaminati e valutati gli elaborati provenienti dalle scuole di tutta la Puglia che quest'anno hanno registrato un crescente successo a livello regionale. Energia creativa, questo è il tema del concorso con il quale si sono cimentati studenti ed insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. L'iniziativa coinvolge il mondo della scuola, la scoperta dell'energia, delle fonti energetiche, delle centrali, della distribuzione e dei comportamenti responsabili di utilizzo. E invece il dirigente del settore ambiente della provincia di Brindisi, Pasquale Epifani, comunica che è in corso l'attività di rilevazione sistematica degli ulivi monumentali. I proprietari degli oliveti interessati a valorizzare i propri alberi inserendoli nell'elenco regionale possono far pervenire la segnalazione entro il prossimo 10 agosto. I nostri appuntamenti invece, quelli con Puglia TV, il consueto approfondimento del nostro telegiornale. Renato Rubino incontra il presidente della Camera di Commercio, Alfredo Malcarne, un'analisi a 360 gradi sui problemi della nostra città, visti da colui che guida un ente importante come la Camera di Commercio, partendo dai misteri dell'autorità portuale. Sempre appuntamento su Puglia TV questa sera.
sera dopo l'edizione del serale del telegiornale con la Vela Latina, che è la manifestazione che Puglia TV ha ripreso integralmente e che manderemo in onda. Adesso la linea va alla regia, c'è la pubblicità e dopo lo sport. A tra poco.